Chi è stato il re del varietà e dell'avanspettacolo in Italia? Lo vuoi scoprire con me? Allora, tuffati nel mio mondo. Ciao, io sono Dandy Danno e faccio il comico visuale. Cioè, la comicità visuale è l'arte di far ridere senza l'uso della parola. In questo canale ti parlo di comicità, della sua storia e dei suoi protagonisti. Qui puoi conoscere la vita dei grandi comici, i loro segreti e le loro tecniche. Se poi vuoi approfondire, imparare le tecniche e le formule comiche, beh, allora ti consiglio di vedere i nostri webinar nel nostro sito. Sotto trovi il link per informarti. Oggi ti parlo di un personaggio grandioso, il grande Macario, e ringrazio Pablo per aver chiesto di lui. Te ne sono grato. Erminio Macario, meglio noto al pubblico semplicemente come Macario, è stato un personaggio minuto e con la faccia bambinesca, un popolare attore italiano di teatro, ma anche di cinema e di televisione. È nato a Torino il 27 maggio 1902, alle ore 12, cioè proprio in pieno mezzogiorno, da una famiglia molto povera. Debuttò nel teatro giovanissimo, in compagnie paesane e dialettali. Nel 1921 esordì ufficialmente nel teatro di prosa. Ma nel 24 passò a quello di varietà, con una scrittura nella compagnia di balli e pantomime di Giovanni Molasso. Ma l'ingresso nel teatro che conta avvenne nel 25, quando la famosissima e soubrette Isa Bluet lo notò e lo scritturò nella sua compagnia come comico grottesco, esordendo a Torino con una Valigia delle Indie di Rip e Bellamy. Macario rimase con Isa Bluet per 4 anni, guadagnandosi il titolo di comico. Sempre nel 1929 firmò la sua prima rivista come autore e nel 1930 fondò la sua compagnia teatrale. Sì, con la quale girò l'Italia per diversi anni e introduce in Italia in quel periodo la famosa passerella. Scritturato dal Casinò di Sanremo, Macario, causa la recessione del 29, è costretto a retrocedere nell'avanspettacolo, dal quale, dopo l'esortazione di Pedrolini, si toglie nel 1935, debuttando al Teatro Lirico di Milano con Mondo Allegro. Vuoi saperne di più del grande Pedrolini? Trovi qui il video. Macario diventa il creatore della grande rivista musicale italiana, in cui per la prima volta tutto ruota intorno alla figura del comico, mattatore dello spettacolo. La formula vincente è quella di contornarsi di un sipario di ballerine. Proprio Pedrolini a suggerire a Macario il famoso ricciolo sulla fronte, dicendogli: "Hai un viso che vale 1 milione". Nel 1937 scritturò Banda Osiris, con cui costituì la coppia più famosa a livello artistico del tempo. Sarà proprio la coppia Macario-Osiris a mettere in scena una delle prime commedie musicali italiane, Piroscafo Giallo. È qui che nasce la commedia musicale italiana 20 anni prima di Garinei e Giovannini. A partire dal 1937, Macario ogni anno presentò una nuova rivista con sempre nuove ragazze, tra cui attrici bellissime e brillanti, che scrittura in sostituzione delle ballerine, nel tentativo poi di dare lustro al genere. L'invenzione della revue femminile italiana di Macario non fu solo creazione libera e spontanea, nacque come risposta alle restrizioni censorie del regime, che aveva vietato lo spettacolo satirico. Tra le tante attrici lanciate da Macario si ricordano Tina De Mola, Olga Villi, Lea Padovani, Isa Barzizza, le sorelle Nava, Pinuccia, Diana, Lisetta e Tonini, Elena Giusti, Lilli Granado, Marisi Maresca, Lauretta Masiero, Dorian Gray, Flora Lillo, Marisa del Frate, Lucia D'Albert, Valeria Fabrizi, Sandra Mondaini e le Bluebell Girls, da cui emergerà Lea Padovani, apprezzato in seguito come attrice cinematografica. Macario, con il suo famoso ricciolo nel 38, diventa pure un fumetto disegnato da Manca sul Corrierino dei Piccoli.
Insomma, il successo è arrivato e Macario non si fa trovare impreparato. Nel 1938 la sua vita prende spessore anche privatamente. Nasce il grande amore per la bellissima sedicenne Giulia Dardanelli, che sposa, sì, in seconde nozze, nel 51 a Parigi, in occasione della rappresentazione della rivista Votate per Venere. Intanto, dalla loro unione, erano già nati due bambini, Alberto e Mauro. Mauro diventerà poi poeta e scrittore, nonché biografo del padre. Per merito della sua maschera, i suoi spettacoli ricchi di scene, con i costumi sfarzosi e donne bellissime, Macario diventa il protagonista più famoso della rivista italiana, tanto da essere consacrato come il re della rivista. Per tutti gli anni 40, Macario prosegue la sua attività in teatro, sfornando un successo dietro l'altro. Memorabili restano le sue riviste. Durante gli anni 40 i super spettacoli di Macario si presentano sempre più ricchi. Sì, ricchi di scene e costumi, con nuove vedette e soubrette e corpi di ballo sempre più mozzafiato. Pensa che l'allestimento di Oklahoma del 1948 è di 30 milioni di lire, che all'epoca era una pazzia. Ma ecco la rivista Voté pour Venu che Macario nel 51 e 52 conquista il pubblico parigino con 6 mesi di esaurito al Teatro delle Étoiles. Ah, ma dove per la prima dello spettacolo il generale De Gaulle lo omaggia inviando 16 corazzieri a cavallo schierati davanti all'ingresso del teatro. Oh, per carità, io mangio di tutto. Ah, beh, no, dicevo, se c'è... Se c'è. Allora volete il tacchino? No! Ah! Ma se c'è? Nell'edizione italiana la prima donna è Elena Giusti, nell'edizione francese Vera Roll. Nelle 3 stagioni di Votate per Venere recita anche il giovane Gino Bramieri. A Parigi, il giorno del mio debutto, mi si presenta un funzionario del fisco e mi domanda: nel vostro spettacolo ci sono semi nudi? No, però se qui lo permettono... Ma certamente, qui c'è la libertà, ma dovete pagare una maggioranza del 5% e mettete all'aria tutti i seni che volete. Ma è immorale. Immorale non pagare il 5%. E così Parigi adotta Macario. Ma cambiano un po' alla volta, cambiano i tempi e i gusti del pubblico. Nel 1955 alle riviste subentrano le nuove commedie musicali. Accanto a grandissime prime donne quali Sandra Mondaini e Marisa Del Frate, realizza indimenticabili spettacoli. Però devo dire che parallelamente al teatro, nei primi anni 30 Macario inizia a recitare per il cinema. Lui comunque aveva esordito nel 1933 con il film Aria di Paese, di cui firmò addirittura la sceneggiatura. Ma il secondo tentativo, imputato Alzatevi, avrà molto più successo. Forse proprio con questo film, per la prima volta nella storia del cinema italiano, si può parlare di comicità surreale per la presenza di una maschera lunare con il suo immancabile ricciolo a virgola. Il successo di Macario nel cinema continuò in maniera esaltante anche negli anni 50. Dal 1959 al 1963 recitò in ben 6 film con il suo grande amico Totò. Però bisogna essere sinceri, Macario era al suo fianco non come spalla seppur di lusso, come indicato in maniera superflua in qualche biografia, ma con dignità di comprimario, oltretutto supplente di alcune defaillance strutturali. Totò cominciava ad avere gravi problemi alla vista all'epoca. In un periodo di cambiamento e di gusti del pubblico, Macario si dedica soprattutto al teatro di prosa, distinguendosi anche in ruoli drammatici e facendo qualche incursione nel teatro dialettale. Anche qui ottiene un grandissimo successo, con una rivisitazione del famoso testo piemontese, non lo so pronunciare, Miserie di un su traverso, messo in scena comunque allo Stabile di Torino nel 1970. Negli anni 70 Macario si dedica di portare in TV alcune delle sue commedie teatrali di successo, ma lo possiamo ricordare anche per una cosa particolare, perché in televisione fu tra i protagonisti di Carosello, sì, fino al suo congedo che avviene nel 1978.
La RAI, riconoscendo la sua grandezza, gli tributa un varietà, ma cardio più, 6 puntate tra prosa e rivista in cui l'attore ripercorre le tappe della sua lunga carriera, all'insegna di un umorismo gentile, immediato e popolare. Un evviva al comico Macario. Macario accusa dolori alla schiena e sente il respiro dimezzarsi. Nel mese di dicembre scioglie la compagnia per affrontare logicamente le cure mediche. Dopo 3 mesi, il 26 marzo 1980, si spegne a Torino. I cenni della sua biografia servono soltanto per comprendere la vastità del successo di un personaggio che ha calcato le scene per 60 anni, dal teatro al cinema, alla televisione. Macario era una maschera clownesca, con un ciuffo di capelli sulla fronte, gli occhi arrotondati, la camminata ciondolante e un linguaggio con inflessione piemontese. Era un mimo naturale che esprimeva una comicità surreale, che dosava, che aveva un contrasto eccezionale sulla ribalta con le sue ragazze. Pardon, soubrette. Oh la la, oh la la, oh la la. Per 2 risate in tono un po' bonario, c'è sempre un vecchio amico, c'è Macario. Un personaggio del livello di Charlot, con la sua stessa ingenuità, che esprimeva così un umorismo innocente e poetico. Battute veloci, pause prolungate, con dolci espressioni e occhi sgranati. Giovannino, avete visto uno vestito tutto in grigio a righe, con un capellino quadrettino e un fiorello all'occhiello? No, no, mi sono perso. Era una figura lunare, ma sicuramente senza età. Amata dai grandi e dai piccini, dagli uomini e dalle donne. Nella sua privacy, Macario non adorava farsi fotografare. Voleva che il suo pubblico lo osservasse sempre con la sua maschera da comico, da divo. Ma Macario è un uomo diverso. Come disse suo figlio Alberto, è come se fosse stata la poesia che ha incontrato la vita. Spero che ti sia piaciuto il video. Fammi sapere cosa ne pensi e se c'è qualche comico che desidereresti conoscere più approfonditamente, chiedimelo, scrivimelo qui sotto. Se vuoi puoi iscriverti alla nostra newsletter, dove ogni settimana ti mandiamo un aggiornamento e un sacco di novità. Non sarà spam, te lo assicuro. Ciao, a presto!